Intanto, mentre tu intervisti per pur parler la nostra Silvestrine, nel frattempo, noi presentiamo le nostre ospiti in studio, che sono Lucia Mattia, Marianna Mecca e Valentina Pelliccia. In ordine. Da qui. Lucia, Marianna e Valentina. Allora, loro, dicevi, sono un po' emozionate perché è la prima volta che vengono in televisione, ma io vorrei dire che in realtà loro sono delle volontarie dell'AISP, che è l'associazione italiana che combatte la sclerosi multipla, hanno vinto un progetto che si chiama Basilicata senza barriere, quindi diciamo qualsiasi cosa voi abbiate fatto è molto più importante, diciamo, di un po' di emozione in televisione, quindi andate tranquilli. Abbiamo anche in collegamento la presidente nazionale dell'AISM, che è Angela Martino, che è a sede, che è nella sede RAI di Cosenza. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ovviamente non tutti hanno magari, no, la verve, la combattività di Giacomo, e allora però tutti hanno diritto a una vita dignitosa e direi anche a quel pizzico di gioia in più che può dare per esempio la dimensione del viaggio. Allora a Lucia chiedo esattamente questo, questo progetto di una Basilicata senza barriere, che cosa significa e come si declina? Allora, Basilicata senza barriere è un'idea che è nata da un'analisi dei bisogni delle persone con sclerosi multipla che seguiamo ormai da anni, ma anche dalla volontà di offrire loro una possibilità diversa, la possibilità di scoprire e riscoprire la propria terra attraverso itinerari completamente accessibili, ma anche la possibilità di riscoprire le proprie potenzialità. Infatti la maggior parte, diciamo, di queste persone che hanno partecipato al tour erano ormai da anni che a causa di una disabilità motoria non riuscivano più a viaggiare. Marianna, qualche esempio di luoghi dove siete riusciti a portare persone malate o persone con delle anomalie, come direbbe il nostro ospite? Abbiamo toccato la città di Matera, Matera appunto 2019. Che non è facilissima come accessibilità. Infatti abbiamo trovato diverse difficoltà nel trovare itinerari proprio nei sassi e anche negli alberghi. Diciamo comunque, vi siete scelti una bella sfida comunque. Poi siamo stati sulla costa ionica e anche lì non è stato molto semplice. E infine siamo andati a Castelmezzano, dove abbiamo fatto anche il volo dell'angelo. Tu sai cos'è il volo dell'angelo? Certo, lo so, ma tu l'hai fatto? Certo, no, ma ho già prenotato. Valentina, allora, che cosa si raccoglie dopo esperienze del genere? Tanta emozione, sicuramente. È stato davvero bellissimo realizzarlo, perché è stata una sfida. Il nostro obiettivo era quello di abbattere qualsiasi tipo di barriera, che non consiste solamente nelle barriere architettoniche, ma soprattutto mentali, psicologiche, culturali. Anche degli stessi malati, no? Che a volte non sanno di poter superare. Nostre, volontari. Allora, abbiamo detto che Lucia, Marianna e Valentina si sono aggiudicate, diciamo così, un secondo posto al concorso nazionale indetto dall'AISM, Young for Change, con questo Basilicata senza barriere. Vediamo di che cosa si tratta. Basilicata senza barriere è un tour che ha offerto a persone affette da sclerosi multipla la possibilità di scoprire le bellezze della propria regione attraverso itinerari accessibili. Il progetto, fortemente voluto dalla sezione provinciale di Potenza dell'AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, si è classificato secondo al concorso nazionale Young for Change. Nel mese di luglio, in un viaggio durato 4 giorni, 5 malati di sclerosi multipla ed i loro accompagnatori hanno potuto ammirare Matera ed i suoi famosi sassi. Visitare Metaponto, tra gli scavi archeologici e la spiaggia ionica, provare il brivido del volo dell'angelo sulle Dolomiti Lucane a Castelmezzano e perfino fare un giro panoramico a bordo di un quad. Tutto questo grazie all'impegno di un gruppo di sognatori pronti a vivere un'esperienza che è riuscita con successo ad abbattere le barriere. Un'iniziativa da ripetere e da esportare anche in altre regioni italiane. Ecco, presidente Martino, come siamo messi nelle altre regioni? Ma guardi, siamo messi bene, nel senso che da anni ormai AISM fa cultura nel senso di turismo accessibile. E da oltre 20 anni come associazione a 360 gradi ci muoviamo in quest'ottica. Abbiamo delle case vacanze
Cito fra tutte la Casa Vacanze di Lucignano, che non solo a livello nazionale ma a livello internazionale un fiore all'occhiello per quanto riguarda la possibilità delle persone con disabilità di vivere la vacanza come un diritto e non come un privilegio. Dico siamo messi bene a livello di cultura che fa AISM, non siamo messi molto bene per quanto riguarda le barriere architettoniche, come diceva giustamente la nostra ragazza, la nostra volontaria, anche mentali, che spesso incontriamo fra le persone che ci circondano. Però la sclerosi multipla è una sfida continua, ecco, noi sfidiamo il mondo e le barriere che il mondo vuole porci anche sotto questo aspetto, anche sotto questo punto di vista. Allora, io me lo immagino già il nostro Giacomo a fare il volo dell'angelo. Giacomo, ci stai? Certo che sì. Oh, allora, certo che sì. Ragazze, facciamo così, no, che vi aspetta lui, perché prima mi intervista da quello che ho capito e poi dopo il volo dell'angelo. Allora, facciamo così, giustamente Giacomo ci ha dato la sua disponibilità, magari lo filmiamo pure e poi lo riviviamo qui a Vita in Diretta. Ma la cosa più bella è, secondo me, la voglia di non lasciare terreno alla malattia, che, come ci diceva Giacomo, è una cosa prima mentale e poi fisica. Sul fisico purtroppo c'è poco da fare, ma la mente finché galoppa deve avere delle praterie accessibili per farlo. E quindi grazie. Senti, ovviamente ai volontari, alle Giacomo, volontarie. In un minuto, sai che i tempi televisivi sono brevissimi, un appello a chi è nelle tue stesse condizioni ma non ha avuto la tua intuizione, la tua fortuna, come dire, di mettersi a fare un lavoro per cercare di superare le barriere mentali della malattia. Poco tempo fa è uscito un libro scritto sulla mia vita, con una frase che mi ha cambiato la vita e che invito tutti a pensare, quella che nella vita tutto è possibile a chi crede. Se voi tutti credete in qualcosa nella vostra vita e quant'altro, riuscite. Grazie Giacomo. Grazie Giacomo, forza Elisa, Giacomo. Silvestrina da Grazie Foligno. A voi.